Sona così, sto ritornello, sona così, come ti incanto, che sia ripesco i ricordi nel cassetto, all'improvviso mi pare di sognare. Eccoci Roma in diretta con i ricordi nel cassetto, stiamo curiosando bonariamente tra i ricordi di Mario Di Martino, questo meraviglioso pittore di Roma che ci ha raccontato la sua storia iniziata da un dramma, il bombardamento di San Lorenzo. Di Martino perde l'udito, era un ragazzino, aveva 6 anni, con il suo fratello gemello si salva, ma sono pochi a salvarsi a Piazza Bologna, però va avanti, una vita non semplice, con la famiglia sono tempi di guerra, papà perde il lavoro, a un certo punto Di Martino, che ha comunque subito, fin da ragazzino, si evince un talento nel disegno non indifferente, si mette a fare ritratti per strada, vero Simonetta? In via Veneto, si mette a fare ritratti, però il ragazzino, la polizia lo trova, lo manda via. E lui che fa? Entra in una galleria, ora arriviamo da lei. Vicino a Piazza Barberini e trova una galleria, quasi per caso entra. Entra. Successi. Era una galleria importante. Grande successo. Premi, primo premio, tutto, subito le danno una marea di premi. A lei non se lo aspettava. Era il tempo nella tutta l'Italia. Ma scusi, vorrei capire, lei si accorgeva quando era ragazzino di avere questo talento a disegnare, quando faceva i disegni, diceva, però sono bravo. Però il tempo era, non sapeva niente. Aveva il dono, ma non si rendeva conto. Questo premio non sapeva niente, capito? Io ci provo, capito? Io provavo altri pici, invece mi è piaciuto molto. Ho vinto il primo premio. E si è meravigliato. Ci sta raccontando dei premi che tra l'altro ha vinto poi negli anni successivi, questo poi nel tempo. Insomma, è andato un po' avanti nel racconto, anche perché poi il suo talento pian piano è stato compreso. Allora, c'era una foto poco fa, forse la precedente, se possibile. Questo è uno dei premi che questo prende. È uno dei premi appunto che insomma già la vede appunto tra i premiati. Ma nella foto precedente forse c'era sua moglie. Lì quanti anni aveva? 30 anni. 30 anni, giovanissimo. Nella foto che avevamo visto poco fa, invece, eccolo qua. Quella signora anni. Qui, 24 anni. Quella signora lì dietro, chi è? È la custode dell'artista. Zaccarolo. Eh? Zaccarolo. Ma poi mi dice chi è quella signora là dietro? Ah, dentro. Cioè, non è quella? Lavorare. No, non è quella. Lavorare. Galleria Priate. La Galleria Priate. La Galleria Priate. Che la stava controllando. Allora, perché io so, allora cerchiamola adesso, che c'è anche una foto della moglie, me la fate vedere qual è, se la troviamo, perché so che tra le ammiratrici, tra coloro che stavano a guardare, eccolo qua, forse siete voi due questi, giovanissimi. Aveva 23 anni, mia moglie ha 18 anni. Una ragazzina. Appena fatto prima volta fotografia, una volta fotografia. La vostra foto insieme. Dava campeggio. Si vede, eravate campeggiatori, già campeggiatori voi. A Lido dei Pini per 4 anni. A Lido dei Pini. Solo io. Bello. Non lavoro. Perché lui lavorava, portava i quadri lì, capito? Facevano poi campeggio, erano sportivi. E la moglie so che l'ha sempre incoraggiata a fare questo lavoro, sua moglie, è la sua più grande sostenitrice. Una volta, personale? La moglie. Gisella, una grande sostenitrice, è stata la sua custode. Lui è così grazie alla mia moglie. È innamorata. Ci ha fatto lavorare di più. Ma non glielo dice solo perché è innamorato, evidentemente ha capito che c'è un talento. Ha incoraggiato, ride Simonetta. Allora, intanto abbiamo visto e stiamo vedendo tante delle esposizioni. Via Margutta qua. 1974 Fiamma Marcuta, 74 fino ad oggi, 45 anni Fiamma Marcuta, sempre così, ogni anno, sempre uguale. Però ha detto 30 più che 100 pittura per Mascuta. Perché li vogliono spostare. Lo so. Tutto, per Mascuta, tutto, 54 anni per Mascuta. Lei ha per 54 anni ha esposto i suoi quadri a via Margutta, quindi è veramente una istituzione, nel vero senso della parola. Ancora momenti di premiazione, di stretta di mani, di riconoscimenti, vediamo. Ma questo qua è nominato membro accademico internazionale. Un membro dell'Accademia Internazionale? Sì. Membro internazionale. Il premio per l'onorificenza all'Accademia Internazionale. Ah, un riconoscimento all'Accademia, quindi. Ne ha ricevuti tanti di premi, poi tra l'altro, insomma, bisogna dire.
Ecco qua, ancora altri momenti della... Roma, la prima volta a mostra personale. La prima mostra personale a Roma? 1963, capito? Quindi... La prima volta, 63. Senta, ma lei dipinge ancora? Roma, adesso, Roma. Oggi, lei dipinge? Oggi? Oggi, continua? Oggi, fermo. Non può dipingere. Perché? Per quanto dentro, se Dio chiama, oh, perché altrimenti non si pensa niente. Perché quando Dio chiama per la pittura, in realtà lui non si definisce, non si definisce artista, lui dice io sono soltanto un umile pittore di Dio. Un umile pittore di Dio. Non può dipingere, ce n'è da fare. No. Ce n'è, non è, cioè, la tela, il colore, il colore è pronta, tela è pronta. Ha detto commissario e non si è letto, capito? Io fermo, io aspetta. Sto aspettando che... Aspetta l'ispirazione. No, lui no. Lento. Senti, aspetta. Dentro, ecco, è arrivato. C'è la luce. La luce, Dio, la luce. Lui è talento. Mi tento, cerca altri paesaggi. Io ho visto tutto paesaggio, ho visto dentro. Praticamente lui sente una... Io qua il paesaggio mai visto, prima volta. Un'ispirazione proprio divina, ed arriva dall'alto questo input, adesso vai, disegna, fai e lei opera. Il cielo, terra e un uomo, mi manca uno, non c'è, dove sta? Manca uno e Dio, ho visto Dio, dentro Dio, nel cielo uomo. Lui vive la sua fede nella pittura, nell'arte. Terra, c'era un bello lago, bello mare. Possiamo parlare ancora di tanti altri premi? Mai davvero, il contrario, nuova nascita. Nella prossima puntata avremo anche Pittore Acciari, anche lui è fondatore di Via Margutta, e quindi continueremo questo percorso nell'arte. Questo sì, anche perché è una importantissima tradizione della nostra città ed è bene appunto incontrare e conoscere queste persone che l'ultima, poi... Guardi qui. E qua siamo appunto con il fratello gemello, l'abbiamo vista poco fa, questa bella foto di fronte ai quadri. Paesaggi maremmani. Paesaggi maremmani ha rappresentato. Questa è tutta la Toscana. Tutta la Toscana. Era maestro, famoso Giovanni Fattore, 1925, Giovanni Fattore. Giovanni Fattore è stato un suo maestro. E lei ha imparato sempre Toscana, è sempre Giovanni da quelle Fattore, parti Cinoini, Cicatini, sempre Toscana, capito? Proprio Toscana, la tua insomma casa, noi oggi abbiamo altri, Roberto, Cicina, Sperdo, oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare Mario Di Martino, che ci ha raccontato questa sua storia, e lo ringraziamo per averci mostrato queste foto che sono i momenti della sua famiglia. Abbiamo visto anche personali con la bella moglie che l'ha incoraggiato in questa attività. L'ultima sarà l'Università di Roma. Cioè, tu siete giudice, psicologo, chimico, letteratura, devo fare esame, capito? Sì, ho fatto l'esame nostro. Mi ha detto complimenti, è diventato famoso, finito. Va bene, io devo chiudere qui. Salutiamo e ringraziamo Mario Di Martino, grazie per esserci venuto a trovare, grazie per aver condiviso con noi queste belle foto. Con Simonetta Greco ci vediamo tra 2 settimane, continueremo a vedere altre immagini, a raccontare altri pezzi della storia di Roma. Oggi è stata una storia particolarmente drammatica, come avete visto, una storia che ha lasciato il segno nella vita di una persona che ha perso l'udito, ma non ha perso poi la voglia di andare avanti, di continuare a fare cose. E forse ha perso una qualità, una possibilità, quella di ascoltare, ma ha acquistato, probabilmente ha accentuato questo suo talento nel dipingere, nell'esprimersi, quindi poi attraverso i quadri esposti nel centro di Roma, e quindi un pezzo veramente della storia della nostra città. Grazie ai nostri ospiti, i ricordi nel cassetto tornano esattamente tra 2 settimane, continuate a inviarci fotografie che poi condivideremo in questi spazi, conoscendovi e incontrandovi. Grazie a tutti, arrivederci con i ricordi nel cassetto. Sarà così, sto ritornello, sarà così, come ti incanto, che sia ripesco i ricordi nel cassetto, all'improvviso mi pare di sognare così.
E con la rubrica Ricordi nel cassetto si chiude anche questo appuntamento di oggi con Roma in diretta. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre a domani a partire dalle ore 13. Arrivederci a tutti.